Le problematiche lombari come discopatie, protrusioni ed ernie sono i problemi muscoloscheletrici più comuni in assoluto. Quando si parla di problemi di questo genere e di allenamento in palestra o di sport in generale, i dubbi che possono venire alle persone sono: ma questo esercizio lo posso fare? Questo tipo di attività va a peggiorare la mia situazione? Posso in generale allenarmi in sicurezza? E qui si sentono le teorie più disparate, che però spesso non sono fondate su dei veri e propri principi scientifici. Molto spesso nelle palestre, che siano consigli dell'istruttore o che siano consigli dell'amico di turno, viene proposta la strategia, diciamo, meno efficace per gestire questo tipo di problematiche. E tra poco vedremo di quale strategia si tratta, di quella meno efficace. In questo video vedremo invece una serie di strategie che possono permetterti di allenarti in tutta tranquillità, anche in presenza di problematiche lombari, non solo evitando di peggiorare il problema, ma migliorandolo grazie all'allenamento. Continua a guardare, se questo video ti sembra interessante, lascia un mi piace o un commento, non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanella delle notifiche. Se ti interessano i contenuti sul fitness ed in particolare sul fitness sicuro, segui anche la mia pagina Instagram, trovi il link nella descrizione del video. Se ti interessa approfondire l'argomento del fitness praticato in maniera sicura, guarda il link nella descrizione del video, troverai tutti gli approfondimenti e l'accesso ai contenuti gratuiti. Dicevo poco fa, la strategia più sconsigliata dalla scienza, ma che più viene applicata nelle palestre, è: se hai problemi alla schiena, non devi fare esercizi che sforzano la schiena. Quella di evitare di sforzare la schiena, di evitare di caricare la schiena, può essere una strategia che funziona, ma deve funzionare per un breve periodo, deve essere una strategia che io porto avanti per un breve periodo. Quello che voglio è insegnare alla mia colonna a caricarla progressivamente e aiutarla a rinforzarsi, non evitare completamente i carichi sempre e comunque. Se evito costantemente qualsiasi tipo di carico, le mie strutture non si rinforzeranno, anzi si indeboliranno sempre di più, e questo certo non aiuta la risoluzione del problema, anzi lo peggiora. Ora vedremo una semplice strategia che da molto tempo applico con chi si vuole allenare in palestra e vuole farlo nel rispetto delle proprie problematiche lombari, discopatie, ernie, protrusioni, eccetera eccetera. Questa strategia è basata su quattro fasi a carico crescente sulla colonna. Non è detto che tu debba percorrere tutte e quattro le fasi, puoi anche iniziare dalla fase 2 o la fase 3 a seconda di quanto il tuo problema è acuto o quanto prudente vuoi che sia il tuo approccio. Allora vediamo la fase 1, quindi la fase con maggiore tutela sulla colonna lombare, quella da cui iniziare se la problematica è particolarmente acuta o se si vuole iniziare molto prudenti. Nella fase 1 l'allenamento deve essere composto da esercizi specifici per migliorare la problematica lombare. Qui non sto ad approfondire perché ho pubblicato veramente tanto materiale a riguardo. Guarda i link nella descrizione del video, potrai accedere alla demo gratuita della mia videoguida mal di schiena passo dopo passo, oppure potrai vedere gli altri video del mio canale YouTube con proprio gli esercizi specifici sulla zona lombare. E poi possiamo fare come secondo passaggio dell'allenamento esercizi per gli arti superiori che abbiano poco carico sulla colonna lombare. Come regola generale possiamo dire che sugli esercizi da sdraiato e sugli esercizi in piedi e in generale sulle macchine non ci sono grandi problemi. Qualche problema magari ci può essere negli esercizi in posizione seduta, come ad esempio il lento avanti, dove c'è proprio un carico diretto sulla colonna e dove magari si tende a caricare un po' e a creare dei movimenti di compenso proprio della colonna lombare, ma in generale sugli esercizi sull'arto superiore non ci sono grandi problemi. E quindi li possiamo fare in tutta sicurezza in questa fase, naturalmente mantenendo i carichi adeguati. Parliamo invece della fase 2. La fase 2 ci arrivo se ho fatto un mese o due di fase 1, oppure se sento che il mio problema lombare non è molto acuto e quindi non ha bisogno di una tutela al 100%. Nella fase 2 l'allenamento deve essere composto da, ancora, esercizi specifici per migliorare la problematica lombare, quindi ancora ti rimando ai link nella descrizione del video. Esercizi sugli arti superiori, stando attenti ai carichi sulla colonna, quindi tendenzialmente sdraiati o in piedi oppure usando le macchine, come nella fase precedente. In questa fase però voglio iniziare ad allenare gli arti inferiori, perché sono quelli che tendenzialmente mettono un po' più in difficoltà la colonna lombare, ma voglio iniziare a fare dei movimenti corretti. E a tal proposito io consiglio di iniziare con tre esercizi a carico naturale a corpo libero
libero, però che ci aiutano a memorizzare degli schemi motori che poi andremo ad utilizzare con un po' di carico in più. Gli esercizi che vado ad illustrare li faccio con un bastone che andrò a porre dietro la schiena in questo modo, che mi aiuterà a mantenere una posizione corretta della colonna lombare, che è quello che mi serve poi per tutelare veramente la mia colonna. Quindi con un bastone, un manico di scopa, mi faccio appoggiare la nuca, la zona centrale della schiena e l'osso sacro. E non voglio mai perdere il contatto con nessuno di questi tre punti. E a questo punto inizio con lo scotto. Tengo la posizione della colonna, cerco di non perderla, ecco qua, tengo il bastone ben saldo e scuoto. In questo modo io sono sicuro che sto scuotando mantenendo una posizione corretta della colonna lombare. Un domani potrò caricare questa posizione in tutta sicurezza. E posso ripetere questo esercizio per una quindicina di volte, 3-4 serie, per memorizzare bene il movimento. E poi posso fare la stessa cosa con l'affondo. Mantengo la posizione, sempre i tre punti di contatto, da una parte e dall'altra naturalmente, altro esercizio che può essere utile per imparare a tenere una posizione corretta della colonna lombare. E altra cosa che posso fare, questa specie di flessione della colonna, piego le gambe, mantengo i miei appoggi, fletto la colonna mantenendo i miei punti di contatto. In questo modo io sto ancora una volta imparando a flettere la colonna mantenendo però una posizione fisiologica, quindi non farò questo che andrà a caricare malamente la mia colonna lombare, ma farò questo che mi permetterà di mantenere una posizione lombare corretta e di non andare a sovraccaricare le vertebre. Una volta che ho preso bene confidenza con i movimenti della fase 2, posso passare alla fase 3. Nella fase 3 io voglio cominciare con un po' tutti gli esercizi, senza particolari limitazioni. Non esiste l'esercizio da evitare a prescindere. Questo è importante ricordarlo. Qualsiasi esercizio può essere sia benefico che dannoso. A fare la differenza è il carico. Quindi, in questa fase voglio continuare ancora con gli esercizi specifici per la problematica lombare, e questo è assodato. Provare, se voglio, ad aumentare un po' i carichi sugli arti superiori e magari provare anche quegli esercizi da seduto, come ad esempio il lento avanti da seduto, che magari potrebbero darmi qualche problema, ma provare con carichi bassi per iniziare ad abituare la colonna a un pochino di carico. E a livello di arti inferiori voglio allenarmi con gli esercizi anche normali, come ad esempio lo squat e lo stacco, ma seguendo fondamentalmente tre regole. Uno, mantenere sempre una posizione neutra della colonna lombare durante tutto l'esercizio. Come abbiamo visto prima, i movimenti di prima servivano per imparare a flettere l'anca senza flettere in questo modo la colonna, quindi flettere con la colonna lombare in leggera estensione, mantenendola lordosi. Quindi qualsiasi esercizio io voglia eseguire per i miei arti inferiori, io voglio farlo mantenendo sempre una curvatura fisiologica della colonna lombare. Questa è una regola molto importante. Due, naturalmente voglio tenere una tecnica impeccabile per qualsiasi esercizio io voglia fare, quindi la tecnica di esecuzione è importante. E tre, voglio maneggiare in questa fase carichi che io possa gestire per almeno 15 ripetizioni, il che vuol dire che sono carichi abbastanza leggeri. Quindi se voglio provare uno squat con bilanciere, ok, in questa fase posso provare perché ho imparato a squattare tenendo una buona lordosi lombare, ma voglio farlo con un carico che io possa gestire per 15 e all'inizio anche 20 ripetizioni, quindi carichi molto leggeri. Buona forma, mantenimento curvatura lombare, carichi leggeri. In questa fase è importante non avvertire dolore durante l'allenamento, soltanto minimi fastidi sono sempre accettabili, non avvertire aumenti del dolore, se non proprio minimi, nelle ore successive, e vedere, ascoltarsi e cercare di capire se questi eventuali minimi fastidi che sento nel tempo diminuiscono, segno che le strutture si stanno adattando. Parliamo ora della fase 4, fase alla quale arrivo dopo aver fatto almeno un paio di mesi nella fase 3. Nella fase 4 io voglio provare ad aumentare un po' i carichi sugli esercizi dell'arto inferiore, che sono quelli che stressano un po' di più la colonna lombare, però mantenendo il discorso di tenere sempre una forma corretta dell'esercizio, quindi mantenere sempre
sempre la lordosi lombare fisiologica e di non sentire dolore durante l'esercizio o nelle ore successive. Quindi a livello di arto inferiore posso provare a iniziare a gestire carichi non più per 15-20 ripetizioni, ma per 8-10 ripetizioni, sempre in modo molto graduale naturalmente. E stessa cosa naturalmente vale per l'arto superiore, posso provare a vedere quanto carico riesco ad aumentare e che cosa dice la mia colonna. Devo imparare ad ascoltare anche la mia colonna, capire se la sto sovraccaricando o meno. Gli esercizi per il miglioramento della colonna lombare non devono mai mancare. Intenzionalmente non ho citato nelle precedenti fasi in questo video l'allenamento per gli addominali, perché l'allenamento per gli addominali molto spesso è parte della riabilitazione del mal di schiena. Ci sono esercizi specifici proprio per migliorare la problematica lombare che vanno a mirare i muscoli addominali. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. I concetti che vorrei far portare a casa sono: 1. Ci si può allenare anche in presenza di problematiche lombari, ernie, discopatie e protrusioni, basta fare le cose con testa. 2. Evitare i movimenti non è una soluzione, almeno non sempre, soltanto in una fase iniziale. E 3. Con un approccio molto graduale si può fare qualsiasi cosa. Tanto più i problemi sono forti, tanto più l'approccio deve essere graduale. Bene, se il video ti è piaciuto lascia un mi piace oppure un commento se hai una domanda sull'argomento. Non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanella delle notifiche. Se ti interessano i contenuti sul fitness, in particolare sul fitness praticato in modo sicuro, segui anche la mia pagina Instagram, trovi il link nella descrizione del video. Fammi sapere com'è andata e ci vediamo alla prossima.